E salve popolo di YouTube. Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati su Royal. Oggi, come avrete visto dalla copertina, stiamo per maxare la nostra prima carta. Ma quale sarà, ragazzi? Immagino l'avrete già capito tutti quanti. Ed è incredibile, perché non mi sarei mai aspettato che fosse questa. Ma andiamo a vedere, andiamo a vedere. Eccoci qua, la carta da maxare ragazzi sono gli arcieri. È buffo perché gli arcieri non erano in questo mazzo fino a quando non sostituì il mago di ghiaccio con loro. Il mago di ghiaccio tra l'altro è una carta adesso che è tornata molto in voga e ci sta assolutamente perché sciotta pipistrelli e scheletrini, cosa che prima non faceva. Ovviamente stiamo facendo sempre un discorso di livelli complementari, ovvero mago di ghiaccio livello 1, scheletri barra pipistrelli livello 9. Quindi a salire poi Mago di Ghiaccio livello 2, Pipistrelli livello 10 e così via. Gli arcieri però hanno un vantaggio enorme rispetto al mago, fanno molto più danno benché non rallentino, sono una truppa doppia, quindi possono tenere impegnati entrambi i fronti, quindi sono sia un metodo di attacco che di difesa più efficace a mio parere, da singoli, nel senso che il Mago di Ghiaccio avrà sempre bisogno di qualcosa che si accompagni a lui, mentre gli arcieri lavorano bene anche da soli. Il progetto, come potete vedere, di premaxare il deck è sempre più vicino e ho voluto cogliere l'opportunità per fare il video, sia perché appunto maxeremo gli arcieri, non mi sarei mai aspettato di maxarli addirittura. Manca un tronco, quindi stiamo per arrivare a sciottare tutte le principesse, comprese quelle di livello 5. Il razzo è a buon punto, il boia è a metà, perché una volta portato al 7 il mio deck cambierà completamente, in quanto il problema maggiore del mio deck, o per meglio dire del boia, sono gli arcieri di livello 13, onnipresenti, che il boia non sciotta con un solo tiro di ascia, per così dire. Quindi hanno sempre la meglio su di lui, è 5 contro 3, non può 5 di Elisir contro 3 di Elisir non può avere questa penalità assolutamente. Stesso discorso, gli arcieri di livello 13 ormai periscono sempre contro le frecce di livello 13 che li sciottano. E quindi non va bene. Diciamo che portare gli arcieri a livello 13 è un po' come premaxare il deck, in quanto premaxare le rare e premaxare le leggendarie e le epiche è tutt'altro discorso rispetto alle comuni, perché le comuni sono molto più semplici da maxare. Escono più facilmente, se ne possono richiedere molte di più. Diciamo che maxare una comune equivale a premaxare una qualunque altra carta, come se fosse d'accordo. Infatti, se vedete, ho i pipistrelli di livello 12, che sono anche loro una new entry che non usavo finché non ho dovuto fare diverse modifiche, e già ce li ho a livello 12, senza nessuna peculiarità, senza nessun interesse verso di loro forte. Tra l'altro ho molte gemme, come potete vedere, perché anch'io ogni tanto mi concedo qualche sfizio. Vi ho già fatto tutto il discorso nel video, l'arte di shoppare, sul discorso gemme, quindi non mi ripeterò oltre su che cosa penso dello shoppare delle gemme. Andiamo un attimo al negozio, perché notate bene 316 razzi, 316 razzi su 1000. Che cosa c'è nel negozio? Un'offerta assurda, ragazzi, non potevo mai non farla, quindi adesso, prima di tutto, andiamo a maxare gli arcieri. E portiamoli a livello 13. Portandoli a livello 13 avremo due vantaggi enormi. Il primo, che è quello di fare più danni e quindi non farli nemmeno perire contro le frecce, che quindi è un vantaggio legato alla carta in sé, all'utilità sul campo di battaglia. L'altro vantaggio è che ogni volta che ci usciranno gli arcieri avremo un bonus d'oro. Fantastico, ragazzi, davvero, cioè, è quasi commovente il fatto che maxi una carta, perché quando la puoi andare a richiedere, la potrò richiedere tra 3 ore, non la potrò più richiedere, è particolare, è una cosa davvero particolare. E adesso vediamo un po' che cosa ci esce da questo baule gigante con razzo garantito, che io non posso mai non prenderlo. Vediamo un po' che succede. Allora, 860 di oro, interessante, due fornaci non mi interessa minimamente, nemmeno la mongolfiera per quanto sia interessante, il domatore non mi interesserà mai, il mortaio non tanto. Il razzo, 28 di razzi, no, ho avuto il bonus, ho avuto il bonus minimo, quindi ho avuto 37 razzi, molto easy. Abbiamo altri due tentativi, vediamo un po' che cosa succede, dai, sono molto curioso. 860 di oro, 5 gigante, 15 Valchiria, non male. 230 scherie, vediamo che cosa succederà. Bonus normale, sempre bonus normale, credo che non ci siano bonus superiori, vediamo se riusciamo a smentire la cosa, ma sicuramente
ci stanno bonus superiori e sono io che non li sto avendo, semplicemente. Vediamo un po' che esce. Ho motivo di credere che questi siano molti razzi, perché ecco, lo sapevo. 57 razzi, perché avevo avuto veramente poche carte, quindi 57 razzi. Siamo quasi a metà strada, sulla strada del Rocket, e quindi potremmo portarlo a livello 11. Una volta che avremo il Rocket a livello 11 toglieremo circa 700, se non sbaglio, e sarà figo fare 700 di danni alle torri così, facile facile. E poi vabbè, sciotteremo tutte le scintille, faremo belle cose, veramente belle cose. Quindi raga, direi di non perderci oltre e andare un po' a provarlo, giusto per farvi vedere. Sto a 4600, nella vecchia stagione sono arrivato a 4900, quindi potrei avere serie difficoltà adesso, perché l'ultima partita, dopo ve lo proverò, ho trovato un livello 13 praticamente maxato che mi ha aperto, ma non può essere altrimenti d'altronde. Allora, prendiamo qui un razzo, sono diventato un po' più bravo sul computer, ma non sono ancora un esperto, però me la fa. È difficile sul PC, è difficile, ma ci proviamo. Allora, qui c'è un moschettiere che è morto col razzo. Adesso gioco il boia. Speriamo non abbia anche lui il razzo, perché se ha il razzo è un bel problema. Va con uno spirito, mi aspetto un domatore. No, assolutamente non è un domatore. Niente affatto, ho buttato male il tronco, vedete? Perché avrei voluto prendere anche la torre e il gigante, ma purtroppo non è stato così. Raga, io ve lo dico, il gigante royale a livello 13 è veramente una minaccia enorme per il nostro tipo di deck, soprattutto se poi giocano, se c'è la giocata classica con i barbari scelti. Purtroppo mi sa che questa è persa, raga, e lo dico con una tranquillità enorme, perché non ho niente da nascondere. Nel momento in cui trovi un giocatore maxato, perché mi sa che questo, non dico che è maxato, perché stiamo parlando sempre di carte, forse sono carte comuni, lui avrà sicuramente una scarica alle frecce. Comunque, carte comuni maxate non vuol dire che il giocatore sia maxato, che abbia il deck maxato. Comunque, come potete vedere, con una semplice giocata di carte di livello maxato comuni ci ha distrutto. Ma io non ho problemi, cioè per me non significa niente questa sconfitta, perché come potete vedere lui comunque ha le rare non maxate, quindi non è proprio un giocatore maxato puro. Qui lui sbaglia molto, perché ha sprecato letteralmente lo spirito di ghiaccio. Qui un tronco è d'obbligo, perché dobbiamo rallentarlo assolutamente il gigante royale. Adesso io butterei volentieri anche la scarica, vediamo. Ok, non aveva le frecce maxate, per fortuna, perché sennò sarebbero morti anche gli arcieri. Quindi diciamo che la partita potrebbe anche essere equilibrata in un certo qual modo, solo che quando hai due carte comuni maxate, che sono della mole, del gigante royale e dei barbari scelti, non c'è proprio niente da fare. Ho buttato un tronco, raga, perché ormai, come potete vedere, lui ha esattamente tutto quello che serve per battermi. Non dirò mai che il gioco è scriptato, semplicemente è stato un caso che lui avesse esattamente le carte giuste per battermi. E che poi, vabbè, ve l'ho detto, io alla fine, lui il suo deck attacca principalmente con barbari scelti e gigante royale, quindi che lui abbia un vantaggio enorme in questa partita, dato che ha le due carte principali maxate, penso sia ovvio e non c'è nemmeno bisogno di parlarne. Metto un boia dietro come difesa per eventuali barbari scelti, preparo un razzo per buttargli giù la torre, ma comunque non credo basterà, perché comunque lui ha una torre, lui ha una fulmine, quindi ci batte facilmente. Io provo a deviare un po' tutto, ma purtroppo le sue carte hanno troppa vita e io non posso oppormi in alcuna maniera. Bella partita, GG, diciamo così. E non lo so sinceramente se possiamo definirlo un buon giocatore, perché aveva tutte le carte, diciamo, che sono abbastanza efficaci contro il mio deck, e quindi era impossibile vincere, soprattutto contando che era maxato. Torniamo alla Lega 2. Giusto, vediamo, analizziamo un po' il deck. Era praticamente un deck maxato, infatti abbiamo anche un epic al 7. Il tronco al 3 no, va detto, il tronco è un po' bassino rispetto al resto del deck. Però contando che comunque il mio deck è abbastanza sensibile ai giganti royal, li gestisce perfettamente se sono del livello complementare. Insomma, per farvela breve, se lui avesse avuto il deck maxato e ce l'avessi avuto anch'io maxato, non avremmo avuto quasi alcuna difficoltà. Però un gigante royale di livello 13 contro una lapide di livello 10, un boia di livello 6, le difficoltà le incontriamo, ma le mie, vedrete, non sono solo parole al vento. Vedrete che un giorno potrò dimostrarvi il contrario quando avrò questo deck maxato. Io tra l'altro ho anche fatto nuove considerazioni. Questo deck che sto usando io
soprattutto grazie alla Crown Championship. Probabilmente già ve l'avrò detto nel video dedicato alla Crown Championship, ma nel caso ve lo ripeto, nel caso abbia omesso di farlo, credo che questo deck sia un buon deck, veramente un buon deck, perché riesce ad arrivare lontano. Nella Crown Championship siamo riusciti ad arrivare a 13-14, ma non ricordo bene. E poi vabbè, le tre sconfitte. Mancavano ancora 6 vittorie, quindi diciamo che stavamo più o meno, un po' più della metà della sfida. No, che dico, stavamo a circa 2/3. Quindi è fondamentale dire che questo deck credo che una volta maxato come massimo potenziale potrà sfiorare i 6100 e magari superarli, ma non credo arriveremo mai oltre con questo deck. Tuttavia lo amo, è cresciuto con me su questo profilo dall'inizio in pratica, e quindi lo devo maxare. È uno dei miei obiettivi su Clash Royale fondamentali, quindi lo faremo. Da notare anche la partita precedente, quella che voi non avete potuto vedere. Come potete vedere, il rapporto è sempre lo stesso: una corona io, due lui, una corona io, due lui. Questo per la differenza di carte. Questo era proprio maxato, ragazzi, perché l'unica carta non maxata di questo deck è la principessa di livello 4. Se avessi avuto anche la principessa di livello 4 e 5, io non avrei potuto shottarla col tronco e avrei perso nel giro di neanche un minuto, ma sono stato in grado di resistere. Adesso, quindi, come potete vedere, stiamo giocando contro gente di livello molto alta, quindi io mi espongo in una certa maniera a giocare, ma comunque voglio farvi vedere un po' che cosa si prova a stare a circa la metà della stagione a 4600 trofei circa. Allora, vediamo un po' che cosa esce. Lui non gioca? Vediamo un poco, perché io non ho carte abbastanza buone per partire, perché se gioco il boia mi espongo molto. Quindi semplicemente per scoprire cosa ha lui butto un minatore. Ok, lui ha buttato una scarica, quindi mi ha fatto anche un favore da un certo punto di vista. Io butto un boia, molto rischioso, molto, perché se lui ha un minatore, un domatore. Ok, no, non si sa cosa. Potrebbe avere una fulmine. Strana scelta quella della fornace. Ma è interessante comunque, perché la fornace dà molto fastidio e quindi non si può dire che sia una pessima scelta, anzi tutt'altro. Allora io, ecco, vedete, il problema adesso è bello pesante, perché io devo uccidere gli arcieri con i pipistrelli, non posso fare altrimenti. Ok, siamo riusciti a gestire più che bene, direi. Continuo a fare pressione col dominatore. Potrebbe tornarci molto utile questa pressione. E un altro gigante royale. Va bene, probabilmente verrò ricordato come quello là che aveva difficoltà contro il Gigante Royale, ma vi ripeto che quando avrò l'occasione, ovvero quando avrò il deck maxato, questi Giganti Royale moriranno con tutto il mio piacere perverso. Perché non ho molta stima del Gigante Royale, men che mai di chi lo gioca. Vabbè, ma dettagli. Allora, come avete potuto vedere, un arciere è riuscito ad andare in hit sulla torre. Non ci sarebbe mai riuscito se non fosse stato maxato, quindi già abbiamo fatto più di 100 danni. Ok, già abbiamo fatto più di 100 danni a gratis. Lui sta veramente spendendo tutto l'elisir che ha. Ah, inoltre gli arcieri di livello 13 shottano gli spiritelli di livello 12. La partita, raga, è ancora equilibrata per il semplice fatto che ho gli arcieri di livello 13, altrimenti non lo sarebbe, ve lo assicuro. Io adesso provo con un razzo, è vero, non si dovrebbe fare in teoria, però sono anche un po' fortunato, quindi alla fine vado un po' in pari di Elisir, come se fosse. Butto un tronco per allontanare il gigante. Riesce a dare un colpo perché ormai aveva bersagliato la torre. La mia torre riesce a colpirlo, quindi ottimo. Vedete, alla fine questo è il gioco, basta che riesco un pochino a fregarlo sui tempi al gigante Royale e lui non diventa praticamente impotente. Avrei voluto buttare un razzo, ma è evidente che non posso. Qui andiamo in difficoltà, raga, io ve lo dico, andiamo in grave difficoltà, perché adesso devo giocare tutto sui tempi col Gigante Royale. Ecco, vedete, ragazzi? Adesso per un piccolo errore, tra l'altro non mio, ma per una mancanza di connessione, perdiamo la partita. La cancellerei, cioè ve lo dico proprio sinceramente, io cancellerei questa partita dal video. Perché non lo faccio? Perché vi voglio far capire che arrivare a livelli alti su questo gioco è una cosa molto difficile, ma proprio tantissimo, soprattutto se avete un deck molto personale. E voi direste, vabbè, Fede, ma hai perso per comunque, hai perso perché è andata via la connessione, non sei riuscito a piazzare in tempo la lapide. Quindi qual è il problema? Il problema è questo, ragazzi, che certe volte
dovrete fronteggiare il problema della connessione. Quindi ricordatevi che non è anche una questione di pazienza. Arrivare a livello altissimo su Royale è molto una questione di pazienza. E soprattutto, consiglio che non do io, ma che hanno dato decine di giocatori top player italiani e non. No, aspetta, non lo voglio mutare. Una volta che cominciate a perdere molte partite, come sta accadendo a me in questo momento, smettete di giocare per un paio d'ore, cose così, così renderete sicuramente meglio, sicuramente, perché evidentemente non state nella condizione migliore e tante cose, tanti fattori possono esserci di mezzo. Comunque già sono più positivo, perché non avendo incontrato di nuovo il gigante Royal, ma un gigante, possiamo gestire meglio i danni. Molto meglio. Allora, adesso io sono curioso. Ok. Questa trompa non te la toglie nessuno. Purtroppo non sono riuscito a prendere il gigante. Lui è stato bravo, ha scelto un ottimo momento per buttare la palla di fuoco. Io adesso voglio vedere lui che cosa riesce a fare. Sono pronto con la tornado. Ok, facciamo molti danni ai barbari e anche alla torre. Questa è stata una bella giocata, veramente una bella giocata da parte mia. Perché adesso lui, a parte che i barbari non arrivavano sotto torre, quindi potrei anche evitare di buttare gli acciai, ma devo mettere un po' di pressione, tutto il contrario. Lui è livello 13, sottolineiamolo. Mi sembra anche maxato. Una comune di livello 13, però ve l'ho detto, le comuni non contano niente. Contano molto di più, per esempio, le rare che ho visto lui avere a livello 11. Pesante, pesante, veramente match pesanti, ma ci sta, perché comunque io ho visto la media dei trofei italiani e sicuramente molto più bassa di qualche tempo fa. Quindi ci sta che adesso sto acchiappando gente molto forte. Io sono pronto con la tornado se lui butta gli sgherri, perché secondo me li butterà non adesso, ma li butterà prima o poi. Butto un minatore qua abbastanza tattico, perché così lui butterà i barbari. Non butta i barbari, butta gli sgherri, butto una scarica. Non male veramente. Tornado, tornado che no, tornado che ci ha aiutato molto relativamente. Arcieri messi un po' male, li avrei voluti mettere un po' più indietro. Tronco sbagliato, tronco failato, purtroppo ragazzi dipende dal PC, inutile dirvelo, cioè dal fatto che io non sono capace al PC, il PC è perfetto. E quindi adesso, oddio mio, oddio mio, allora stiamo calmi perché la partita è tutt'altro che per i... Avete capito, ok? Il balbettare vi farà capire quanto sto in ansia dopo che vedo una mongolfiera così improvvisamente. Buttiamo una tronco perché probabilmente lui butterà i barbari. Ok. Uccidimi la princess. Perfetto. Come potete vedere, raga, mi sembra che questo era un deck maxato, non fosse per la leggendaria, ovvero la principessa. Dopo lo analizziamo un attimo. E non mi tocca. Praticamente non mi tocca. Quindi sono abbastanza fiero del mio deck. Ah, peccato, peccato, potevamo puntare alle tre corone. E vabbè, punteremo alle due. Perché alle 3 mi sa che non ce la faremo mai. Buttiamo i pipistrelli, perché lui si è arreso, ha quittato, inutile starne a parlare. Avremmo tranquillamente fatto 3 corone, cioè c'è una massa di minions lì tra scheletrini e pipistrelli. Contro un livello 13, raga, quindi io sì, ho perso due partite contro il gigante Royal, ma penso di essermi in parte rifatto, perché vi ho fatto capire che anche un livello 13 può quittare contro di me, che sono un livello 12, con le carte che non sono neanche a livello premaxato. Tutte almeno, quindi sono molto fiero di me stesso. Voi direte, hai perso due partite e ne hai vinta una, come fai a essere fiero? Ragazzi, chi capisce, chi è analitico come me, sa che dobbiamo essere solo fieri di quello che abbiamo visto. Andiamo a vedere un attimo. Raga, no, non era un deck maxato, però veramente ci mancava poco, perché la mongolfiera di livello 8 è probabilmente più complicata da maxare, quasi quasi, ho detto quasi, di una leggendaria, quasi, Perché la leggendaria sì, bene o male te la compri nel negozio, ma ti compri anche le epiche nel negozio. Il discorso però è un altro, che la leggendaria, almeno per me che sono abbastanza fortunato, mi escono bene o male, soprattutto facendo la sfida grandiosa tendono a uscirti. Le epiche te ne escono sempre quelle 2, 3 più o meno, quindi dato che ne devi avere 200 per portarla a livello 8, è molto complicato perché devi fare un casino di sfide grandiose, devi comprarle nello shop se vuoi, ma io lo sconsiglio, non lo so sinceramente. Tant'è che nel mio deck le carte meno alte di livello sono le epiche, un motivo ci sarà, sono anche meno alte del minatore. Direi che un motivo c'è. Quindi possiamo dire che era praticamente un deck maxato, o comunque di uno molto alto rispetto a me, o uno che dovrebbe essere molto alto rispetto a me.
E questo è quanto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto perché comunque lo sapete, il mio non è il solito canale di Clash Royale sul quale si perde tempo e si cazzeggia, ma è uno di quei pochi canali dove si tenta di fare analisi del gameplay, analisi delle carte e quant'altro. E quindi penso di aver svolto un'analisi più che efficace, vi ho fatto capire tante cose, almeno sul mio deck, sui suoi counter, ovvero le carte adatte a sconfiggerlo. Ma non vi credete comunque che il Gigante Royale sia adatto a sconfiggermi perché è sempre maxato ormai. Ovunque vado lo trovo maxato insieme ad altri supporti maxati o premaxati, quindi è presto per dire che possa essere il mio counter. Ma ci sono tante altre carte, la Fulmine è giocata al momento giusto, magari anche la Veleno. È interessante, è molto interessante il percorso, la via che sta seguendo questo deck. Spero continuerete a seguirla perché ne vale davvero la pena, almeno per chi capisce che cosa è per me questo deck e il gioco di Royal in generale. Non dimenticate mai, ragazzi, sic parvis magna. Apenas uma letra é o que terá de mim. Eu sou a justiça, vou até o fim. Ainda que eu tenha 1% de chance de descobrir. O meu nome é L.